Appuntamento imperdibile questa sera, che tempo che fa! A partire dalle 20:35, il noto salotto di Fabio Fazio aprirà le porte a Bruno Vespa, in questi giorni protagonista nelle librerie con il libro Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica. Per la pagina dedicata alla musica spazio invece all'amatissima Giorgia, che torna nel talk show di Rai 1 esattamente a 5 anni di distanza. L'ultima intervista concessa a Fabio Fazio risale infatti al lontano 2013, quando la cantante si è esibita per il suo pubblico sulle note di Quando una stella muore. Questa sera, invece, Giorgia porterà in scena Le tasche piene di sassi, il nuovo singolo estratto dall'album Pop Art, la cui versione originale è stata portata al successo da Jovanotti. Se vi siete persi la sua performance nel salotto di Fabio Fazio, potete cliccare qui e rivederla direttamente sulla fanpage ufficiale del talk show. Chiellini e Roberto Mancini. Oggi, domenica 18 novembre, alle 20:35 su Rai 1, si rinnova l'appuntamento con Che tempo che fa. Fabio Fazio, accompagnato dalla bellissima Filippa Lagerbeck e dalla simpaticissima Luciana Littizzetto, torna a condurre il programma della Rai ospitando nel proprio salotto personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Il primo ospite dell'appuntamento odierno è Marco Bucci, il sindaco di Genova e il commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi dopo il crollo avvenuto lo scorso 14 agosto. Tutti gli ospiti del 18 novembre. Nel salotto di Che tempo che fa arriva Leonardo Pieraccioni, nelle sale dal prossimo 29 novembre con il suo 13° film come regista interprete, dal titolo Se son rose. Alla scrivania di Fabio Fazio, poi, spazio a Pippo Baudo, di cui è da poco uscita l'autobiografia Ecco a voi. Una storia italiana, curata insieme al giornalista Paolo Conti. Reduci dall'impegno contro il Portogallo, parlano di calcio con Fazio il C. T della Nazionale, Roberto Mancini e Giorgio Chiellini. E ancora Bruno Vespa, mentre per lo spazio dedicato alla musica c'è Giorgia, che ha appena pubblicato il nuovo album interamente composto da cover pop art, composto da grandi successi nazionali e internazionali. Il tavolo di Che tempo che fa, al tavolo di Che tempo che fa, accanto a Fabio Fazio, siederanno Fabio Volo, Gigi Marzullo, Orietta Berti e il direttore e contemporaneamente vice direttore di Novella Bella Nino Frassica. Ci saranno, poi, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, che condurranno le due serate di Sanremo Giovani il 20 e il 21 dicembre su Rai 1. Inoltre, ci saranno Elio Germano, nelle sale dal 22 novembre con Troppa Grazia di Gianni Zannasi, Diletta Leotta, l'attrice e regista teatrale Cloris Brosca e Lello Arena. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.